Eder, Mech, Pallister. Elementi che collocano Da Silva sulla scena ad oggi non ce n'è neanche mezzo, affidabile e incontrovertibile. L'indagine genetica tra poco ci darà delle risposte, se anche quella, come pensiamo e ci auguriamo, sarà negativa, modo di collocare Da Silva sulla scena alle 22:13, attualmente non c'è nulla che ci consente di fare questa attribuzione in maniera certa. Sulla Salma il soggetto che ha agito ha effettuato una serie di azioni mirate anche a riposizionare la Salma, c'è stata tutta un'attività legata al taglio degli indumenti nella zona inferiore. Laddove dovesse emergere un DNA incompatibile chiaramente con l'attuale indagato, è chiaro che bisognerebbe procedere ad un ampliamento della comparazione. Valeria, hai messo un bel cerchietto rosso sul 3 ottobre? Esatto, maledetto 3 ottobre. Stamattina alle 9 sei tornata a trovare Luis in carcere, cosa ti ha detto? Mi ha detto, insomma, dai, io sono con te, anche se sono qui, sono con te con lo spirito, col cuore. Ti imbotta e ti amo. La verità va a piedi e le bugie con l'ascensore, quindi la verità arriva dopo, ma prima o poi arriva. Cosa ti ha detto? Abbiamo chiacchierato così di cose nostre. Niente che riguardasse il delitto, l'omicidio e tutti i problemi che ci affliggono da qualche mese a questa parte. Mi ha chiesto dei figli, ha chiesto la compagna, di suo papà, l'ho ragguagliato su tutta la situazione familiare, che stanno tutti bene. In palestra si è dato allo sport. Sì, è la sua valvola di sfogo, gli serve per quando c'hai pensieri un po' più tristi. Lui corre, lo fa, si allena e produce un sacco di endorfine che poi lo fanno sentire meglio. Io rimango al suo fianco perché per quello che riguarda la vicenda giudiziaria non c'è il benché minimo dubbio che lui sia estraneo ai fatti, che chiunque, e dico chiunque, ne voglia dire. Hai cambiato acconciature, è cambiata anche la tua vita? È cambiata moltissimo, totalmente, e non credo che ritornerà a quella di un tempo, perché tutto il male, tutto il dolore, tutta la sofferenza di questi mesi non si cancella con niente. Quando Luis uscirà, potrà tornare a stare con te? Questa è una domanda che allo stato attuale non posso risponderti, perché non lo so. Vorrei tornare a quando la vita era come prima. Insomma, non vedi l'ora che giunga quella mattina in cui andrai lì davanti al carcere e lui uscirà? Certo, lo aspetterò con la moto il giorno che lo dimettono, mettiamola così. Il giorno che lo rilasciano lo aspetto davanti alla porta, da uomo libero. Qualche giorno fa la polizia è tornata a fare degli accertamenti nei garage e tu hai seguito tutto dal balcone. Io li ho vissuti molto tranquillamente quei rilievi, perché ho detto dai, magari è una volta buona che dimostrano che quello del fotogramma non è Da Silva. La mia domanda inespressa e rimane sempre quella è: perché non l'hanno fatto con lui in persona? Perché devono farlo con un altro soggetto? Cioè, se tu hai il sospetto che quello lì del fotogramma è Da Silva, l'esperimento lo devi fare con Da Silva. A quanto pare non è vero che gli inquirenti ti hanno sequestrato uno smartwatch. Cosa hanno preso invece esattamente? E come è stato detto erroneamente, non uno smartwatch, ma un cardiofrequenzimetro che era il mio, e un orologio digitale normale da 10-12 euro. Probabilmente gli inquirenti sperano che lui, se la sera del 3 ottobre, avesse indosso il cardiofrequenzimetro e che quindi, essendo indosso durante la colluttazione, abbia registrato proprio in quei secondi un battito alterato. Questo confermerebbe la sua presenza sulla scena del crimine. È chiaro che tra il fare le scale, l'aggredire Pierina e andare a buttare la spazzatura ci sarebbe sicuramente una importante variazione cardiaca. A me di cose incredibili in tutta questa vicenda, a mio avviso, ce ne sono molte, però giustamente non sta a me. Io in questo momento devo comportarmi come un qualunque cittadino. E qual è la cosa che maggiormente non ti convince? Da cittadina è questa storia del fotogramma, perché cioè, qual è la matematica certezza che lega quella persona che passa con l'omicidio? Cioè, nel senso, se si fosse trattato di Pinco Pallino che passava a buttare l'immondizia invece che l'assassino, cioè qual è l'elemento che ti fa propendere assolutamente che quello si trovava lì a quell'ora era l'assassino della Pierina? Non lo so. Io non capisco perché, se alle 22:13 la signora è stata uccisa, quello delle 22:17 che passa davanti alla farmacia doveva essere proprio l'assassino. Cioè, qual è il trait d'union che li lega indissolubilmente? Me lo chiedo da 9 mesi. Il trait d'union è dovuto al fatto che gli inquirenti hanno chiesto a tutti i condomini della zona se qualcuno fosse transitato da quel punto in quell'orario e tutti hanno detto di no. Ma è anche vero che un eventuale killer non si collocherebbe mai sulla scena del crimine, per cui è una domanda abbastanza inutile e stupida questa.
Valeria, a me hai fatto spesso un nome, ma secondo te c'è qualcuno che sta e non parla? Magari è proprio quello il nome? Qualcuno che è a favore di telecamera ha detto che sa delle cose, ma è ancora non è il momento di dirle, c'è, lo conoscete anche voi. Dopo se c'è qualcuno che sa e non ha parlato, io questo magari posso immaginarlo, posso presumerlo, ma non posso dirlo con certezza. I suoni vengono registrati nel garage da una telecamera molto distante al punto X. Eppure si sente il verso del killer. Con la porta tagliafuoco chiusa, questo verso difficilmente potrebbe sentirsi, perché sennò si sentirebbe anche nelle scale. Il che ci fa pensare che durante la colluttazione ci fosse una seconda persona col killer che teneva probabilmente quella porta aperta, facendo così passare il suono e facendolo giungere alla telecamera che registrava però in quel caso solo l'audio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.